Una cosa mi è venuta in mente, durante la pausa mi è venuta in mente una cosa che dovevamo ancora dire su algebra lineare. Prendiamo un prodotto scalare. Allora io so, allora questo prodotto scalare lo chiamo, ci metto due parentesi, che ne so, oppure due tipo virgolette. V scala V, lo faccio su Rn, poi a considerazioni analoghe si possono fare su uno spazio vettoriale complesso. Allora sappiamo che il prodotto scalare è una forma quadratica simmetrica definita positiva, quindi alla fine questo era, se V aveva coordinate x rispetto a una certa base B e W aveva coordinate Y, avevamo visto che questo corrispondeva a fare AX scalare Y. L'avevamo visto l'altra volta, lo ricordate? Dove questo è il prodotto scalare canonico e queste sono le coordinate e questo è il prodotto scalare canonico di Rn. Questa è sempre la stessa base. Ok? Dove A è una matrice simmetrica n per n definita positiva. Definita positiva che significava? Significava che AXX è maggiore o uguale di 0 per ogni x AXX è uguale a 0 se e solo se x è il vettore nullo. Sto traducendo il fatto che V scalare V faceva, cioè, era sempre maggiore o uguale di 0 ed era uguale a 0 se e solo se il vettore era nullo. Oh, questa cosa cosa comporta? Supponiamo che AX sia uguale a lambda X, cioè vi ricordate, una matrice essendo simmetrica tutti gli autovalori erano reali. Allora AXX fa lambda XX e fa lambda norma di X al quadrato, dove x erano le coordinate dell'autovettore e lambda era il rispettivo autovalore. Queste coordinate non possono essere nulle, perché se vi ricordate un autovettore non può essere il vettore nullo. E quindi, siccome questo era maggiore di 0 in quanto x era diverso dal vettore nullo, che significa che lambda deve essere così. Perciò si dice definita positiva, perché quando quella definita positura sì, della forma corrisponde al fatto che gli autovalori sono tutti positivi. Viceversa, se gli autovalori sono tutti positivi è chiaro che la forma è definita positiva. No? Allora, qua mettiamo l'iesimo autovalore e l'iesimo autovettore. No? Qua la I non significa coordinata, ma significa un vettore, un certo vettore. Allora, facciamo così. Per ogni coppia autovalore autovettore. Adesso supponiamo che tutti gli autovalori siano, viceversa, supponiamo che tutti gli autovalori siano definiti positivi. Allora io ho x delle coordinate generiche si scriveranno come
somma di alfa i x con i. X con i lo metto non mi piace mettere in basso perché sembra gli indici di coordinata, lo metto in alto e ci metto delle parentesi per far capire che non è una potenza. Vedi che va da 1 a n, perché se vi ricordate, vabbè, devo avere n, ho sicuramente una base fatta da n autovettori ortogonali. Adesso quando vado a fare ax scalare x, mi viene somma per i che va da 1 a n di alfa i ax con i x con i, ma questo era l'autovettore relativo all'autovalore lambda i, quindi qua mi viene somma per i che va a, scusate, qua ci devo mettere pure qua la somma, somma per j che va da 1 a n alfa j x j, ho portato una somma fuori, l'altra adesso la porto fuori, quindi qua mi viene somma su i e j che va da 1 a n, qua viene alfa i alfa j, qua viene axi axi, mi ricordo che è lambda i x con i scalare xj. Ora, se questa è una base ortogonale, cioè x con i scalare x con j fa sempre 0 se i è diversa da j, qua cosa mi rimane? Mi rimane somma per i che va da 1 a n di alfa con i quadro lambda con i e basta, se la base la prendo ortonormale, perché sarebbe x con i scalare x con i, x con i scalare x con i fa 1 se la base è ortonormale, e quindi come vedete questa quantità è sempre maggiore di, siccome tutti gli autovalori sono positivi, è sempre maggiore di 0. Può essere uguale a 0 solo se tutti gli alfa con i quadro fanno 0, cioè solo se tutti gli alfa con i fanno 0, cioè solo se il vettore è nullo. Quindi cosa abbiamo mostrato? Abbiamo mostrato che se un prodotto scalare mi corrisponde a una matrice che ha tutti, simmetrica, che ha tutti gli autovalori positivi, viceversa se la matrice è simmetrica e ha tutti gli autovalori positivi, mi darà ax scalare x, mi dà un prodotto scalare, ok? Per come l'abbiamo definito noi, che sono i prodotti scalari dell'analisi. In geometria questa definita positura in genere non si richiede, qui ci possono anche stare prodotti scalari dove gli autovalori, ci sono degli autovalori nulli, oppure gli autovalori sono alcuni positivi, alcuni zero, alcuni negativi. Noi nell'analisi per prodotto scalare vogliamo un prodotto scalare definito positivo, cioè vogliamo che tutti gli autovalori siano, abbiamo appena dimostrato, devono essere positivi. Adesso una cosa però, quindi questo c'era rimasto da dire, c'è rimasto da dire anche un'altra cosa: che succede se cambio base? Se cambio base, adesso V rispetto alla base B' avrà delle coordinate X', ma X', se vi ricordate, erano m a meno 1 x, dove m è la matrice di passaggio, m è la matrice di passaggio dalla base B alla base B'. E allo stesso modo V doppio corrisponderà a Y, ma Y sarà M a meno 1 Y primo, sarà M a meno 1 Y.
oppure se preferite y viene ad essere my' e x viene ad essere mx', moltiplicando a sinistra per m. Adesso andiamo a sostituire qua ax, x sostituisco che è x, quindi viene a mx', scalar y, y che era my'. E poi c'era il prodotto scalare gamma. Quindi, alla fine questo io lo posso scrivere come trasposto di y', prodotto di righe per colonne con la trasposta di m, poi per a, per m e poi per x'. O se preferite posso scrivere trasposto di m a m x' scalare y'. Che corrisponde al fatto, come abbiamo sempre detto, che io le matrici le posso portare da una parte all'altra, però le posso portare da una parte all'altra, devo fare la trasposta. E ovviamente le devo aggiungere a sinistra. Cioè, porto questo e faccio la trasposta. Ah, è una matrice simmetrica, quindi la posso spostare da qua, oppure questa la posso spostare, però sarà la trasposta. Perché io quella non lo so se è simmetrica. Quindi, se cambio base, la nuova matrice che mi rappresenta il prodotto scalare rispetto alla nuova base, chiamiamola A', stavolta chi è? È trasposta di M a M. Allora, questo fatto mi disturba un po', perché cosa succede? Se io cambio base, le applicazioni lineari cambiano in un certo modo. Come cambiavano? M a meno 1 a M. Cioè la matrice che rappresentava la stessa applicazione lineare rispetto alla nuova base era del tipo M meno 1 a M. Se invece parlo di un prodotto scalare, siete ospiti in questa classe, anche se volete studiare, fatelo in silenzio per favore. Anche la matrice che rappresenta il prodotto scalare rispetto alla nuova base non è più M meno 1 a M, ma è trasposta di M a M. E quindi se io cambio base, cambiano in maniera diversa. Questo mi rivaluta quello che abbiamo fatto prima, perché noi cosa abbiamo cercato di fare? Abbiamo spesso, a parte le trasformazioni affini in cui facciamo la traslazione, quelle non c'entrano, quelle servivano per le coniche e basta, ma quando facciamo le trasformazioni lineari abbiamo cercato di fare sempre trasformazioni con matrici ortogonali, cioè si chiamano trasformazioni ortogonali. Nel caso complesso si chiama trasformazione unitaria, cioè trasformazione che conserva ogni angolo e conserva distanze, quindi o erano rotazioni o erano rotazioni più ribaltamento. Che proprietà avevano queste trasformazioni? Avevano la proprietà che la trasposta coincideva con l'inversa. Quindi finché usiamo queste trasformazioni qua, isometrie si chiamano anche, cioè trasformazioni ortogonali, cioè relativa a una matrice ortogonale, noi diciamo anche se avevamo un prodotto scalare possiamo cambiare base, possiamo cambiare il prodotto scalare con la matrice che rappresenta il prodotto scalare con le stesse regole, perché tanto la trasposta e l'inversa coincidono, ma solo se appunto facciamo trasformazioni rigide, cioè trasformazioni che conservano gli angoli, quindi o una rotazione più eventualmente un ribaltamento. Chiaro? Ok. Altrimenti se facciamo una trasformazione qualunque, no, perché allora diciamo la regola per trasformare l'applicazione lineare sarà una regola, m meno 1 a m, la regola per trasformare un prodotto scalare sarà diversa, se la matrice prima era A simmetrica, adesso sarà trasposta di m a m, che sarà ancora simmetrica. È chiaro? Va bene. Vabbè, e qua abbiamo finito. Adesso
cominciamo a dare qualche definizione di per funzioni di più variabili. Allora, ho molto più spesso in analisi vettori schiavo per i punti di schiavo per riga, però volendo mantenere la cosa dovremmo continuare a scrivere per conto. Allora, per quale motivo allora, la funzione più variabile è semplicemente una funzione che va da un punto che vedremo in generale, spesso lo prenderemo in un sottoinsieme di Rn che è aperto. Poi dobbiamo capire anche aperto rispetto a quale topologia, se avete fatto qualcosa di topologia su R mi capite, se no no, però mi capirete ben presto. Allora, lasciando da parte per adesso cosa voglio dire aperto, da un sottoinsieme di Rn a valore n. Allora, perché ha senso considerare una funzione di questo tipo? O studiare una funzione di questo tipo? Ci sono innumerevoli esempi, ma forse quello principe può venire dall'economia. Io ho un prodotto che è funzione di più fattori, per esempio il valore della mia produzione, no? In realtà ho due funzioni, una è quella dei costi e una è quella dei ricavi. I costi, sia i costi che i ricavi, però dipendono da più fattori. Per esempio, supponendo per semplicità che diciamo il tutto non sia dipendente da quanto ne compro, da quanto o dal tempo, io per esempio però avrò un costo relativo a quanti impiegati assumo, quindi materia, diciamo lavoro, oppure materie prime, oppure ho dei costi fissi, comunque qualunque cosa faccio quei costi li devo sempre sopportare. E poi ho dei costi variabili che dipendono dalle materie prime, dal lavoro, ci sono vari tipi di materie prime, quindi un costo per ogni materia prima, un costo perché devo prendere dei soldi in prestito magari, quindi un costo finanziario, eccetera, eccetera. Alla fine ho dei costi, poi ho, faccio dei prodotti, ho anche dei ricavi. L'imprenditore cosa vuole massimizzare? Vuole massimizzare? No. Se massimizzi i ricavi, però i costi sono più dei ricavi. Vuole massimizzare il profitto. Voilà. Quindi la differenza tra ricavi e costi. Chiaro? Diciamo, se io sto a produrre automobili e sto a produrre in perdita, non è che aumento la produzione così massimizzi i ricavi, perdo ancora di più. Purtroppo è così. È vero che ci sono, se sto in perdita rispetto ai costi variabili, perché è vero che ci sono i costi fissi, però ci sta certe volte che perdi pure rispetto ai costi variabili. Allora in quel caso ti conviene comunque certe. Ok. Oh, comunque
Allora, uno vuole massimizzare questo profitto, quindi lo scopo sarà quello di... Comunque il profitto è una differenza di due funzioni, no? Quindi sembra una funzione che vada, diciamo, di più variabili, però a valori neutri. Fate conto, prima situazione. Per massimizzare il codominio deve essere sempre R. Poi possiamo anche avere funzioni che anche nel codominio hanno più, diciamo, il codominio ha più di una dimensione. In quel caso però lo faremo avendo più funzioni di più variabili. Per esempio, se io voglio una funzione da R3 in R2, questa la posso sempre scrivere come una funzione da R3 in R più un'altra funzione. E a parte questo ci metto un'altra funzione da R3 in R, quindi avrò avere una funzione da R3 in R2, avere due funzioni da R3 in R è la stessa cosa. Ok? Però il primo concetto è che per massimizzare o per minimizzare il codominio deve essere R. L'unico campo ordinato che conoscete è R. Non può essere C, non può essere R2, non può essere massimizza solo in R. È chiaro? Questo è un fatto di somma importanza. Ok? Per capirci, anche se questo non è un fatto tecnico di analisi, però, supponete di avere un mondo semplificato e avete solo due persone, A e B. Però diciamo che questo è sufficiente per far capire quello che non succede quando il codominio è R2. Allora, voi avete anche solo due tipi di beni, no? Anzi, avete un... aspettate un attimo. Va bene, avete un solo tipo di beni. O quantomeno solo, cioè, tutti i beni poi vengono trasformati. Ma come si fa a riportare in R quello che non ha valore in R? Voi avete, si producono 50.000 cose, no? Tante cose diverse. Come si fa a confrontare tra di loro? Col valore. Cioè, come faccio a scambiare le cose? Si attribuisce un valore a ogni cosa, poi lasciamo stare che questo valore dipende dal tempo. Però supponendo, immaginando che per un certo periodo di tempo i valori siano fissi, a quel punto io ho ricondotto tutto in R, perché il tutto si trasforma in soldi. Ok. Allora, se voi andate ad allocare diciamo, certe risorse, potete produrre certe quantità di merci, diciamo di valori, poi corrispondenti, qua stiamo distribuendo un valore. Ok? Allora, oltre a produrle, poi avendo due persone, questo valore lo dovete allocare, cioè dovete decidere quando ne prende A e quando ne prende B. Però non è che sempre il valore che potete produrre è lo stesso. Per esempio, voi, diciamo, questa è una zona dove potete
avete, voi potete sempre produrre di meno, no? Quindi io ho delle cose, invece di produrre, posso produrre un milione di autovetture e 3 miliardi di panini col burro, oppure posso decidere di produrre meno panini col burro e più cannoni, o meno cannoni e più panini col burro, insomma, questo è un vecchio esempio. E c'è una, penso che posso citarla, è roba di 30 anni fa, quindi non penso di fare pubblicità a nessuno. C'era una famosa vignetta di Sturmtruppe in cui c'era il Führer che diceva più burro o più cannoni, e poi il giorno dopo si trovava la fetta di pane col cannoncino solo, che non sapeva come spalmare. Ok, comunque, allora, voi potete sempre produrre di meno, quindi avete una certa zona che è raggiungibile con le vostre produzioni, però questa zona ha una frontiera al di là del quale non si può andare. Allora, cosa vi dice? C'è un famoso teorema sull'efficienza del mercato che dice che il mercato vi porta su un punto che sta sulla frontiera. Se fate agire solo il mercato, le leggi del mercato, arrivate a un punto che sta sulla frontiera. Ora, questo punto qui si chiama un punto di Pareto ottimalità. Vilfredo Pareto era un economista italiano, insomma, molto famoso, però. Non so se è italiano anche. No, pare che è italiano. Però poi era stato pure svizzero, mi pare. Non lo so, la storia non la so. Comunque Pareto è famoso anche per la legge 80-20, no? Diciamo. C'è una nota catena commerciale che opera con questo criterio, cioè invece di mettere in vendita tutti gli oggetti che conosce, insomma, che normalmente un supermercato mette in vendita, mette in vendita il 20%, che dice col 20% ci fa l'80% del profitto. L'altro 80% porta soltanto il 20% del profitto e è molto uguale. Ok? È una legge empirica, non, ha, diciamo, non è che abbia, però è molto spesso. Per esempio, uno c'ha il 20% dei clienti porta l'80% dei ricavi, grosso modo. È una legge che non è che è dimostrata da qualche parte, però è una legge empirica che, se volete, possiamo chiamare legge dei rendimenti decrescenti. Se tu metti, perché tu i clienti li ordini, metti prima quelli che ti rendono di più, quindi è chiaro che il 20% dei clienti migliori ti porta molto più del 20% dei ricavi. Empiricamente hanno trovato sta regola che. Però questo punto si chiama un punto di Pareto ottimalità. E non è un ottimo, è un Pareto ottimo. Cosa dice questo teorema del mercato? Dice che se tu ti trovi qua, è meglio stare qua. Perché è meglio stare qua? Lo vedi che se ti sposti da qua ci guadagnano tutte e due. Aumenta sia il valore per A che il valore per B. Quindi, in questo senso il mercato è effettivamente efficiente. Un'allocazione rispetto, c'è sempre un punto di Pareto ottimalità che, se non stai sulla frontiera, è meglio di un punto che sta sull'interno, è meglio per tutte e due. Ok? Se però il punto di Pareto ottimalità stiamo qua, secondo voi ad A piace più questo o piace più questo? Ad A il valore suo è di più qua, anche se non è di Pareto ottimalità. È evidente questo, no? Mi sembra abbastanza evidente. Quindi non è che è di ottimo nel senso che siamo tutti quanti felici e contenti. È di Pareto ottimo nel senso che è un punto di equilibrio rispetto al quale ce ne sono altri che sono meno efficienti. Se da qua mi sposto qua, è chiaro che si lamentano sia A che B. Ma se da qua mi sposto qua, B si lamenta. A no. A non si lamenta. È chiaro? Quindi, da un certo punto di vista,
sicuramente vero. Cioè qua, attenzione, non vorrei sfociare nella politica, però un po' ci si sfocia necessariamente. Nel senso che, cioè voglio sfociare, anzi, diciamo meglio, voglio sfociare nella politica, non nel discorso partitico, cioè non mi interessa un partito o un movimento. Mi interessa il fatto che è vero che io una locazione inefficiente è sempre preferibile a una locazione inefficiente. Però poi, non sempre per uno stesso soggetto una locazione efficiente è meglio. Ci rimane sempre il fatto che su questa frontiera andiamo qua, o andiamo qua, o andiamo in mezzo. E dove stiamo? È chiaro questo concetto? E questo da che dipende, secondo voi? Da che dipende? Da che dipende? Vediamo un po'. Secondo voi? No, alla fine il mercato sceglierà uno. Supponiamo che noi agiamo in un mercato perfettamente libero, che non è così neanche nei paesi capitalisti, però alla fine il mercato selezionerà solo uno di questi punti. Per esempio, se seleziona questo punto qua, A si piglia tutto e B non si piglia niente. Se seleziona questo punto qua, B si piglia tutto e A non si piglia niente. Se seleziona un punto in mezzo, diciamo, per esempio, se io voglio massimizzare, per come ho fatto la figura, se volessi massimizzare la somma dei due valori, allora probabilmente con la figura che ho fatto dovrei dare la stessa quantità da A e B. Poi lo vedremo quando lo faremo. Però normalmente non è così, ci sta, gli stipendi non sono qua. Sai chi gli ha di più, chi gli ha di meno. E perché così? Da che dipende? Da che dipende, eh? Dalla forza. Dipende dalla forza. Nel senso, è chiaro che può dipendere da una forza buona, per esempio forza. Allora, io so fare una cosa, so fare un certo oggetto, lo vendo, guadagno. Un altro non lo sa fare, non lo vende, non guadagna. Ma dipende sempre dalla forza. Nel senso che il mio oggetto lo posso fare, lo posso regalare. Ci sono persone, per esempio, che hanno fatto cose importantissime di software e non se le sono fatte pagare. Dipende dalla forza. Questo non è un concetto partitico, non è un concetto comunista o capitalista, è un concetto di mercato, cioè così. Cioè, allora, se no come spieghi il fatto che c'è un calciatore che piglia X milioni di euro e un altro che ha difficoltà ad averne 1000 di euro? Se tu gli riduci quel X milioni di euro, diventano X meno 100 euro, lui si lamenta. E anche un lamento flebile è molto forte, perché se si lamenta anche flebilmente, un po' di tifosi andranno a protestare da qualche parte, o no? Dipende da quello, non da altro. Quindi, attenzione, non ci sta scritto da nessuna parte che il mercato è efficiente, nel senso che se veramente un mercato che opera con delle regole di concorrenza, eccetera, 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 avremo delle situazioni migliori, potremmo avere situazioni migliori rispetto a situazioni di non piena efficienza. Migliori nel senso che migliora la situazione di tutti. Ma al tempo stesso il mercato di per sé non decide di distribuire le cose in maniera equanime. Puoi essere sicuro che il mercato realizza quasi tutto A e niente a B, o viceversa.
È chiaro? Questo è un punto ineludibile. Cioè, non confondiamo, se voi un punto di ottimo sarà un punto dove la funzione ha il suo massimo, non è una linea, perché su quella linea la funzione, quando faremo in analisi 3 i punti massimi e minimi vincolati, la funzione non avrà, non sarà costante. È chiaro? E quindi, per esempio, muovendosi lungo quella linea, io potrò avere che il guadagno di A aumenta, quello di B diminuisce, o che comunque una funzione dei due poi avrà il massimo da una certa parte. Quindi, adesso, come diceva Einstein, le definizioni e gli enunciati sono importanti, cioè è importante capire che domande stiamo facendo e che risposte stiamo dando. In matematica sono precise. Quando le andate a prendere dal di fuori, dovete prima vedere esattamente cosa dicono, no? Questo discorso perché l'ho fatto? Perché se parlate con gli economisti, questi spesso lo spacciano questa cosa: ah, il mercato è efficiente, il mercato si autoregola, il mercato fa sempre la cosa perfetta per tutti. Non è così. Non è così, il mercato non produce un risultato unico, il mercato può produrre più risultati a seconda di quanto tu puoi far valere o meno. Generalmente c'è un di più in quella frase, c'è un di più dovuto, qua non sto sposando nessuna ideologia. Qualunque ideologia può portare più del dovuto a una parte. Però, diciamo, generalmente quello che ha avuto di più dice: no, ma è così, sta bene così, no? Chi ha avuto di più dice: e così sta bene così, che tende a dire sì sì è giusto perché è giusto, che è una forma di tautologia. Ok, adesso torniamo più propriamente alla matematica. Oh, questo esempio qua ha anche un risvolto matematico. Quando noi cercheremo il massimo, lo andremo a cercare su un insieme chiuso e limitato. Poi vedremo questo bene cosa significa, lo ripeteremo, lo dovreste sapere in R, però lo ripeteremo poi. Cioè, un insieme chiuso e limitato sarà un insieme con la sua frontiera e, diciamo, limitato, cioè che non si estende verso l'infinito. Questo perché questi insiemi saranno compatti e le funzioni che andremo a massimizzare saranno funzioni continue. Questo perché basta, se lo ricordate, una funzione continua su un compatto c'ha un massimo e c'ha un minimo. Altrimenti io posso avere problemi a trovarlo, semplicemente perché il punto di massimo e il punto di minimo non ci sono. Mi posso avvicinare a una situazione ottimale, ma non ci arrivo mai. Oh, questo però lo faremo, o lo farete, più in analisi 3. Viceversa, quando andremo a fare adesso i massimi e i minimi liberi, quando andremo a parlare di funzioni di più variabili, prenderemo una funzione quasi sempre su un aperto. Ora, anche se io adesso non ho definito in R2 o in Rn che cos'è un aperto, certamente non è un chiuso. Per la topologia euclidea, gli unici insiemi che sono aperti e chiusi sono il vuoto e tutto lo spazio. Quindi, se un insieme non è il vuoto, non è tutto lo spazio, se è aperto non è chiuso, e poi se è aperto può anche non essere limitato. Allora dice: ma è un evidente controsenso, è un evidente controsenso, perché noi andiamo a prendere funzioni sugli aperti? Per la prima cosa che si va a fare, si va a studiare funzioni sugli aperti, se poi là magari il massimo non c'è o può non esserci. Ah, il motivo è molto semplice, che negli aperti tutti i punti sono interi. Allora, quello che noi stiamo per dire, andremo per fare nei prossimi giorni, sarà relativo a quelli che si chiameranno massimi e minimi liberi, cioè massimi e minimi che eventualmente si realizzano nei punti interni e non sulla frontiera. Cioè la frontiera però non la vogliamo neanche vedere. Ok? Quindi mettiamo di mezzo subito funzioni definite su insiemi aperti. Questo è il motivo. Ok?
Ok. Allora, per capire meglio questa cosa, finisco a 1:10, mi prendo solo questi 10 minuti. Abbiamo iniziato alle 9:30, quasi. Ah, voglio dire un paio di cose, dare un paio di definizioni, se no l'ultima parte rimane appesa e abbiamo fatto. Allora, chi sono le sfere aperte di Rn? Una sfera aperta di centro x e di raggio epsilon, anzi centro x con 0 e di raggio epsilon, anzi lo 0 mettiamo un esempio in alto, uguale insieme degli x appartenenti a Rn, pari che la norma euclidea di x meno x con 0 è minore. Vi ricordo che la norma euclidea di x meno x con 0 è uguale alla somma, lì che va da 1 a n, x con i meno x0i al quadrato, tutto quanto alla mezza. Cioè la norma usuale, quella vuol dire, cioè la norma della differenza del vettore x meno il vettore x con 0. Quindi vedete come si ricollega subito la geometria. Allora, questo qua cosa mi rappresenta? A seconda della dimensione mi rappresenta cose diverse. Allora, vediamo in una dimensione. Se sto su R, questo mi rappresenta l'intervallo aperto x con 0 meno epsilon, x con 0 più epsilon. Dire la norma in R è il valore assoluto della differenza. La norma di un numero è il valore assoluto del numero. Quindi la norma di x meno x con 0 è il valore assoluto di x meno x con 0. Ci siamo fino a qui? È chiaro? Oh, cosa rappresenta invece, quindi qua n uguale a 1? Se n uguale a 2, di che stiamo parlando? Allora, questo è il punto x con 0 che avrà due coordinate, x con 0, 1, x con 0, 2. E cosa mi rappresenta la sfera aperta di centro x con 0 e di raggio epsilon? Io devo fare x con 1 meno x01 al quadrato più x con 2 meno x02 al quadrato minore di epsilon quadro. Cosa rappresenta questo in R2? No, non è la circonferenza. C'è minore, se c'è l'uguale la circonferenza, ma c'è minore che rappresenta. Cosa rappresenta? Prendete il cerchio di centro, questo punto di raggio epsilon, rappresenta tutta la parte interna al cerchio senza la circonferenza. E se ci aggiungo una terza coordinata, vabbè, qua dovrei scrivere x1, x2, x3. E qua ci aggiungo cosa rappresenta? La parte interna
di una sfera di centro questo punto e di raggio epsilon. Prendete una sferetta di centro quel punto di raggio epsilon. Infatti si chiama sfera aperta, il motivo è proprio quello, che in R3 rappresenta una sfera aperta, cioè senza la superficie sferica, di centro x con 0 e di raggio epsilon. Lo 0 sta per dire indicare un punto preciso e che ha sempre tre coordinate, che siamo in R3 e di raggio epsilon. Quindi in R1 indica un intervallo aperto, in R2 indica un cerchio aperto di raggio epsilon, in R1 era di semi ampiezza epsilon, in R3 una sfera aperta di raggio epsilon. Chiaro? Bene. Oh, quindi quella è una definizione che vale per ogni Rn, cioè come ho data, vale dappertutto. Le sfere aperte sono quelle là. Allora, qual è la topologia? Cioè, chi sono? Allora, definizione. U si dice intorno di x con 0 un punto di Rn se e solo se, per definizione, esiste un epsilon maggiore di 0 tale che U contiene la sfera di centro x con 0 di raggio epsilon e ovviamente contiene. Quindi un intorno di un punto è semplicemente un insieme che contiene una sfera aperta contenente il punto. Quindi un intorno di un punto di R, un punto in R, deve contenere un intervallino aperto che contiene il punto. Un intorno di un punto di R2 deve contenere un cerchietto aperto di centro il punto. Un intorno di un punto di R3 deve contenere una sferetta aperta di centro. Cioè il punto deve stare dentro, ok? Poi a questo punto A contenuto in Rn si dice aperto se e solo se, per definizione, A è intorno di ogni proprio punto. Ah, quando U è intorno di x con 0 diciamo anche equivalentemente che x con 0 è interno a U. Dire che un insieme è un intorno di un punto, che un punto è interno all'insieme, è la stessa cosa. Quindi oh, queste sono. Poi vabbè, si possono fare tanti ragionamenti che diciamo topologia, se non l'avete fatta in R, io l'ho fatta sulle lezioni, video lezioni di analisi 1, ci sono un paio di lezioni sulla topologia, quindi non posso rifare tutte quelle lezioni, qualcosa ripeterò, però non tutto. Ok, quindi ci sono le sferette. Gli intorni contengono una sferetta contenente il punto. Sferetta significa quello che significa a seconda della dimensione. Gli aperti sono intorni di ogni proprio punto, ovvero sia tutti i punti di un aperto sono interni. Ok? Per capirci, se stiamo su R2 e disegno un insieme, questi punti tratteggiati saranno i punti della frontiera e questi punti non ci devono stare se li insieme aperti. Ok? Ok. E vabbè, per oggi...